20 dicembre del 1981, dodicesima giornata di campionato allo stadio San Siro di Milano. Di fronte sono Inter e Juventus. L'Inter che già vediamo in attacco con Cipollini, Baresi, Oriani, Marini, Bergomi, Bini, Bagni, Proasca, Altobelli, Beccalossi e Centi, l'allenatore Bersellini. La Juventus risponde con Zoff, Gentile, Cabrini, Furini, Brio, Scirea, Marocchino, Tardelli, Virdis, Bredi e Bonini. L'allenatore è Trapantoni e l'arbitro invece di questo incontro è il signor Delia di Salerno. Avete visto l'Inter in attacco sul settore di sinistra, palla che però non trova la via della rete, questa volta è la Juventus che risponde, ma Cipollini è bravo a deviare in angolo. Siamo quindi sempre sul risultato di 0-0. La Juventus prova, e siamo nel secondo tempo, a contrattaccare. La palla dà l'illusione ottica del gol, non è così, gira dietro la rete, quindi non c'è la rete per la Juventus, anche se va a rispondere l'Inter con questa azione d'attacco. Un colpo di testa di Beccalossi schizza sul palo esterno e la palla poi va fuori. Grossa opportunità per l'Inter, Zoff si fa restituire dal raccattapalle il pallone dopo lo scampato pericolo. È Oriali che entra in area, va giù sull'intervento di un avversario. Oriali non protesta neanche troppo, sembra dare quasi ragione all'arbitro che non concede il rigore e la Juventus quindi scampa anche questo pericolo. Si chiude la gara sul risultato di parità. A Milano Inter e Juventus 0-0, vedremo tra qualche istante, dopo la dodicesima giornata, quale sarà la classifica del massimo campionato di calcio.